saluto a tutti gli amici che vengono in Randagio Spazio per il mondo, per il globo. Dopo circa 2 mesi abbondanti di girovagare per le Marche, nelle quali abbiamo conquistato e, come si dice Massimo, piantato il nostro vessillo, dico, cito per dirne 4, Monte Cucco, anche se è confine con l'Umbria, Monte San Vicino, Monte Nerone, Monte Sibillini, finalmente a grande richiesta torniamo nel Parco delle Foreste Casentinesi e lo facciamo con colui che potremmo definire San Pietro, il custode delle chiavi del parco. Graditissimo ritorno, Massimo. Yeah, eccomi. Donne, seguitemi, è arrivato l'arrotino. Mi faceva giustamente notare che non abbiamo anche spiegato anche un ombrellaio, non solo a rotina. Oggi ci vorrebbe il QA, perché dopo giorni di afa infernale che ha avviluppato l'intera costa romagnola, finalmente un po' d'aria qua oggi. Ale, ciao. Dicevamo, mi facevi notare giustamente che non abbiamo dichiarato l'obiettivo di oggi, che è un po' una classica, è la nostra Milano Sanremo qui nel parco. E oggi cosa facciamo, Massimo? Cosa tentiamo di fare? Oggi facciamo passo della Calla, passo del San Pellegrino e ritorno sulla stessa strada. No, dai, si scherza, si gioca perché siamo ragazzi. Ah no, io ero venuto per fare sta cosa, veramente. No, faremo un classicissimo che è passo della Calla, eremo di Camaldoli per direttissima e rientro sui nostri passi. Ed eccoci qua, dopo circa 4,5 km stiamo arrivando nel punto più alto della Giogana. Dopo Massimo ci spiegherà il significato del termine Giogana. Stiamo salendo su Appoggio Scali, mentre Paolo si scapicolla davanti a noi, ma va bene. E dopo vi racconteremo anche quella che è la leggenda di Poggio Scali. Poggio Scali. Ok, adesso noi prendiamo la variante per l'eremo di Camaldoli. Massimo cerca di spiegare. Faccio gesti perché non capisce tutto quello che dico. Ma non, lui non habla bene la nostra lingua. Ed è Saragozza lui. Invece fa bene perché c'ha gli acidi. Ed eccoci arrivati dopo una bella passeggiata, definirei,
all'eremo di Camaldoli, nelle foreste sacre del Parco delle Foreste Casentinesi. Allora, all'unanimità Massimo ha deciso che andremo fino a Prato alla Penna, giusto per aggiungere chilometri ad un giro che già di base ne presentava 20. Quindi sembra l'anello più giusto da fare una volta arrivati qua. Quindi se quando arriviamo a casa saremo stanchi... Non avete visto quello che ha fatto Fabio? No. Veloce e tranquillo Fabio. No! Abbiamo sgrezzato anche Fabio, che ha tentato di freddare... con un MG Massimo. Ed eccoci qua, siamo arrivati a Prato alla Penna e adesso ci rimettiamo sulla direttissima, oggi tra l'altro molto frequentata da ciclisti, camminatori, questa è una bella cosa, per direzione Passo della Calla. Tempo stimato massimo 3 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore, dipende dalla fame che avrà il signor Paolo e al ritmo che imporrà. Via, si va. Ciao Massimo! Ormai tiro fino alla riva. Diciamo che l'aria condizionata di questa mattina è parzialmente venuta a meno. Adesso stiamo per arrivare nuovamente a Poggio Scali, quindi siamo a 1 ora dalla macchina. Il più è fatto. Bella camminata per adesso, bella. Siamo nuovamente nei pressi della cima di Poggio Scali e vi raccontiamo quella che viene definita la leggenda di Poggio Scali, ovvero c'è chi sostiene che in particolari giornate, limpide, terse, dove l'umido viene spazzato via, dalla cima di Poggio Scali si possa vedere l'intero arco alpino. È una leggenda, ma comunque noi possiamo testimoniare che da Monte Falco, che non è molto distante, e abbiamo visto le Alpi all'altezza, indicherei diciamo il Tarvisio, quindi è possibile che questa non sia solo una leggenda. Oggi sicuramente non si riesce a vedere nulla. Sarà una mia opinione personale, ma questo tratto di sentiero 00 che unisce Passo della Calla a Camaldoli è veramente fantastico. Bene, siamo oramai a poche decine di metri dal Passo della Calla, concludiamo questo bellissimo giro, questa passeggiata di oltre 20 km, giornata splendida, abbiamo lasciato per un giorno il caldo a casa e ripeto, questa camminata, questa traversata del parco è sempre veramente affascinante.
vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima avventura delle piadine randagie. Ciao!